Buonasera a tutti cari amici di Radio Lemine, benvenuti a questo appuntamento un po' particolare, Radio Lemine Notizie, il notiziario della nostra parrocchia almeno San Bartolomeo. Qui con me c'è Giovanni Mazzoleni per questa sera. Buonasera a tutti. E siamo in collegamento direttamente con Bergamo, dalla sede della Caritas diocesana, con il direttore Don Roberto Trussardi, che saluto. Buonasera a voi, ciao ragazzi, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie. Grazie Don Roberto per la sua presenza. Ecco Don Roberto, l'abbiamo contattata perché purtroppo sono, lo sappiamo, giorni particolarmente tesi, così si può utilizzare questo termine, sono giorni frenetici perché ormai da qualche giorno stiamo vivendo, anche se a distanza ma in collegamento costante, il conflitto che è scoppiato purtroppo in Ucraina a causa dell'aggressione che è stata compiuta, diciamo, dalla Russia, e di conseguenza le conseguenze che stanno patendo purtroppo il popolo ucraino. Sappiamo che molte persone sono in fuga, oggi addirittura si parlava di 500.000 rifugiati, cioè meglio richiedenti, diciamo, asilo. Nel corso di questa situazione 500.000 persone che stanno scappando appunto dai territori di guerra, e diversi di loro sappiamo sono appunto già giunti nel nostro territorio. Quindi volevamo capire innanzitutto com'è la situazione qua nel nostro territorio bergamasco. Beh, sicuramente a noi sono arrivate da venerdì un sacco di sollecitazioni, di chiamate, messaggi dicendo abbiamo persone che sono qui, arrivano, domani arrivano. Per ora sono arrivati 6 persone a Bergamo che abbiamo accolto nel monastero di Matris Domini, e ringrazio le suore di clausura, visto che a volte dicono che le suore fanno solo la preghiera, cosa servono, oltre che pregare le suore di clausura fanno anche questa accoglienza, e quindi penso che sia giusto riconoscere. Abbiamo ottenuto 50 di posti in seminario, ringrazio il rettore del seminario Don Gustavo per questa apertura del seminario per queste necessità. Stiamo ottenendo un sacco di appartamenti e ringrazio di cuore la generosità di singoli, di privati, di associazioni, di parrocchie, quindi dico grazie, che mettono a disposizione un appartamento per accogliere queste persone. Certo, in Italia ne arriveranno alcuni tramite poi le badanti che sono qui, le quali fanno da tramite e giustamente fanno di tutto per portare conoscenti, amici, parenti qui in Italia dove c'è la sicurezza. Sappiamo che la maggior parte però dei cosiddetti profughi ucraini si fermeranno e si stanno già fermando in Ungheria, in Romania, in Polonia, Moldavia, Lituania, cioè i paesi limitrofi all'Ucraina. Fate conto che la prima cosa che mi ha detto oggi la famiglia che è arrivata a Matris Domini è stata molto semplice ma molto decisa e determinata: vogliamo stare qui poco, vogliamo tornare al più presto in Ucraina. Quindi è chiaro che la volontà di tornare nel proprio paese, quindi alcuni partono ma si fermano appena fuori, non fanno migliaia di chilometri da noi proprio perché hanno l'idea giusta e comprensibile di ritornare poi in patria nell'Ucraina. Ecco, c'è molta confusione purtroppo in questo periodo perché anche, diciamo, i messaggi che passano così di aiuti e tutto non sono proprio, diciamo, precisi. Vogliamo fare un po' di chiarezza come possiamo aiutare queste persone, soprattutto aiutare le persone che sono comunque ancora presenti in Ucraina, quindi quali aiuti possiamo dare, attraverso quali canali, perché probabilmente è la cosa basilare che dobbiamo trasmettere anche ai nostri radioascoltatori. Sì. No, mi sembra correttissima questa domanda, bella questa, tantan di messaggi, di WhatsApp, di email, dove ognuno si attiva per aiutare, e va benissimo, però bisogna anche coordinare, altrimenti qui diventa un caos generale che non fa bene soprattutto a chi deve ricevere questi beni. Allora, Caritas, per quanto riguarda i beni alimentari, medicinali, vestiti, ha lasciato fare alla comunità ucraina che è in Bergamo, con le quali le signore, soprattutto donne, ma anche alcuni uomini, ma soprattutto donne, stiamo collaborando benissimo. Sono loro che raccolgono, dove? A Curno, in via Fermi 4-8. Adesso sono un po' perso, sono un po' stanco stasera, scusate, ma è da stamattina che sai che sono in piedi, ho fatto la giornata bella piena e devo continuare dopo. Però via Fermi 8-4, va bene. Più il Sermig, so che sta raccogliendo anche loro. Lasciamo fare a loro, Caritas non fa questo pezzo. Noi, come su richiesta del nostro Vescovo Francesco, abbiamo voluto dare attenzione alla accoglienza di queste persone, fatta in modo bello, diffuso, non mettendo centinaia di persone insieme come abbiamo fatto magari in altre occasioni con gli immigrati,
preferiamo di no, un'accoglienza diffusa dove ogni singola parrocchia con i propri volontari si prende a carico l'accompagnamento, la vicinanza, il sostegno a queste persone. E la raccolta fondi che uscirà in modo fortissimo mercoledì mattina sull'Eco di Bergamo è per andare ad aiutare le parrocchie che in loco faranno accoglienza, ma anche aiutare le Caritas della Romania, della Polonia, della Lituania che stanno accogliendo e sono in fatica. Quindi l'accoglienza, la raccolta, scusate, di questi fondi è per aiutare quelle Caritas di quei luoghi che stanno facendo veramente tantissimo per accogliere i profughi dell'Ucraina che stanno scappando dalla guerra. Quindi è vero, avete ragione, c'è stato proprio un po' di tantan, di errori a riguardo. Noi usciremo anche domani come Caritas con tutte le iniziative di preghiera, di attenzione per la pace in Ucraina e senza dare conto a nessuno, ma attenzione anche a questa raccolta così un po' disordinata. Oggi 5 pulmini sono stati bloccati a Venezia e fatti tornare indietro a Bergamo perché non avevano timbri che dicevano che questa roba, queste cose raccolte andavano in Ucraina. Giustamente la Guardia di Finanza ha detto: signori, queste cose medicinali dove le portate? Le portiamo in Ucraina, sì, ma se non ho un certificato, il ministero ovviamente dice torna indietro. Quindi bisogna stare attenti perché si rischia di buttare via tempo, risorse e quindi massima attenzione su questa cosa. Senza offendere nessuno, tutti possiamo improvvisarci a fare del bene, certo. Ma improvvisarci, organizzare queste cose, attenzione, facciamolo fare a chi è capace e chi ha gli strumenti per farlo, altrimenti rischiamo di farci del male e non raggiungere lo scopo, l'obiettivo che giustamente ci siamo dati tutti. Ed è per quello la scelta anche di questo collegamento, non solo per condividere insieme, ecco, questo momento difficile nel mondo, perché io credo che non sia solo una situazione critica sull'Ucraina, ma in questo momento si stanno aprendo degli scenari che possono essere abbastanza preoccupanti, non solo per l'Ucraina, ma anche per l'Europa. Dispiace, oggi dicevo, ma il Signore ci ha dato piena libertà, no? E pensare che un solo uomo possa in qualche modo decidere le sorti di un mondo intero, oggi come oggi, soprattutto nel nostro scenario di democrazia e soprattutto per dei popoli cristiani, ortodossi, che credono in certi valori, un uomo solo possa in qualche modo decidere per le sorti del mondo intero, eh? È incredibile, eh? Sì, questa è una domanda sicuramente molto più politica, molto più riflessiva e mi piace anche questa domanda, passare dalla concretezza degli aiuti e ringraziamo di cuore chi si sta muovendo per quello, ma dobbiamo ragionare anche su questo tema molto più politico di riflessione profonda. Certo, nessuno di noi avrebbe mai pensato che in Europa ci sarebbe stata ancora la guerra, invece ci siamo dentro in pieno, sì, sono a qualche migliaia di chilometri da noi, ma sicuramente fa specie questa cosa che tu stai dicendo. Certo, Putin è sostenuto da tantissimi altri uomini e donne russe che condividono questa sua scelta. Ci fa piacere che molti russi non sono assolutamente d'accordo e stanno manifestando, rischiando anche di beccarsi un sacco di botte dalla polizia perché manifestano contro questa guerra di pazzi, sicuramente. Certo, dobbiamo chiederci anche quanto la diplomazia forse è mancata. Io non sto assolutamente difendendo Putin, ci mancherebbe, però diciamo che forse anche la diplomazia non ha fatto un granché in questi mesi e settimane finali, bisognava muoversi in un modo diverso. Mi chiedo anche quanto il presidente americano Biden, valga, perché Putin non è proprio del tutto scemo fino in fondo, ha capito che il suo interlocutore classico di sempre, forse, ma... Poi il figlio di Biden mi sembra che possiede molti dei gasdotti in quella zona, cioè queste cose non le dice nessuno, ma ormai sono risapute, quindi sicuramente c'è un tema interessante. Ecco, Putin è un pazzo, è un folle che è da fermare al più presto, però io mi chiedo, lo fermiamo con altre armi, rischiamo davvero di innescare una terza guerra mondiale o simile. Dietro c'è anche una Cina e quindi stiamo attenti perché forse è meglio stare qui a guardare. E capisco che non è giusto e non è bello, però
partire noi dalla NATO con un intervento pericoloso. Ecco, concretamente però, oltre a quello che si è già detto, così c'è numerose persone, ha citato prima la comunità ucraina qua a Bergamo, stanno soffrendo per le persone che vivono là, per i parenti, per i conoscenti, tutto. Da cristiani, come possiamo aiutarli a stargli vicino, così come possiamo, diciamo, non dico consolare un brutto termine, ma cercare di aiutarli in questa situazione veramente così complessa, soprattutto per chi ha veramente famiglie, parenti, conoscenti là in questo momento con queste grossissime difficoltà, oltre appunto agli aiuti concreti che abbiamo già detto prima. Certo, sì, io penso che il dono della preghiera, l'impegno della preghiera, non scordiamocelo mai, ma credendo che la preghiera possa cambiare un po' la mente e il cuore di ognuno di noi, ecco, dobbiamo crederci. Quindi questo penso che sia importante, ce lo chiede il Papa e anche il nostro Vescovo Francesco e tanti altri. Ovviamente loro vedono anche un po' la nostra attenzione, la nostra solidarietà, il nostro darci da fare per accogliere, per portare qualcosa e lo apprezzano. Sicuramente molti ucraini, ma davvero tanti, chiedono anche un intervento un po' più determinato e deciso su questo. Ovviamente io come prete non me la sento di dire dobbiamo intervenire e fare un intervento bellico. Io non sono assolutamente d'accordo. Sicuramente però loro si aspettano anche magari dall'Occidente questo intervento. L'abbiamo visto in piazza sabato a Bergamo quando qualcuno così ha detto di essere un po' più decisi e determinati su questo, l'ovazione, l'applauso e le urla a favore da parte di tutto di quelle persone ucraine che erano presenti in piazza. Lì capiamo, dobbiamo comprendere anche la loro fatica, però io penso che alle armi non si risponde con le armi, ma bisogna rispondere sempre con la diplomazia, il dialogo, la preghiera, la riflessione. Certo, magari incidendo di più su questo tema, ecco, questo direi di sì. So che il Papa dicono che si sta muovendo bene tanto e tanto è bene come lui fa, ci auguriamo che davvero un Papa come il nostro possa toccare un po' le corde dei russi e anche degli ucraini e arrivare a una situazione e a una soluzione non bellica, ma ci auguriamo proprio di pace. Ecco, facendo un passo indietro, ribadendo prima gli aiuti concreti delle parrocchie, come le parrocchie possono aderire, cosa possono offrire, perché effettivamente noi siamo una radio parrocchiale, giustamente, quindi rappresentiamo anche la parrocchia e sarebbe utile comprendere piano piano come si può veramente aiutare concretamente qualità di parrocchia, noi come altre parrocchie appunto della diocesi di Bergamo. Sì, io ho già detto come parrocchie la raccolta fondi per aiutare chi accoglierà qui e chi sta aiutando soprattutto nelle zone vicino all'Ucraina. Chi vuole partecipare con indumenti, alimenti, eccetera, noi non facciamo questa raccolta, indirizziamo alla comunità ucraina di Bergamo e al Sermi, ecco, quindi si può fare quello. Però il nostro vescovo ci chiede magari un'accoglienza di relazione, di incontro con delle persone che fuggono, scappano dalla guerra, è molto più impegnativa che dare una borsa e dire sono a posto, è un'altra storia. E Assolutamente. dato l'accoglienza non è un giorno o due, ma si protrarrà sicuramente per alcune settimane e mesi. È una cosa più impegnativa, è sicuramente magari anche più difficile, più faticosa, però mi piace un po' questa richiesta del vescovo che tende sempre a cercare di far ragionare, riflettere noi cristiani di Bergamo, non solo nel dare qualcosa pur importante e necessario, e ringrazio chi lo sta facendo, ma anche uno sforzo maggiore di carità relazionale con le persone che vivono drammi come quelli degli ucraini, nostri fratelli e sorelle. È segno di fraternità, è segno di calore e quindi è segno di pace. Un conto è comunicare, come dire, dall'altro capo del mondo si manda un messaggio per telefono e si dice vogliamo la pace. Un conto è sentirla, quindi vedere il calore delle persone che ti stanno vicine, che in qualche modo ti accompagnano. E il fatto di, come possiamo dire, di distribuire queste forze, questi aiuti in maniera molto omogenea attraverso le parrocchie, perché dobbiamo capire che ogni parrocchia ha una struttura, no? Sia sul territorio, ma anche a livello di, proprio di persone. Quindi il fatto di distribuire sulle parrocchie vuol dire creare una certa omogeneità e quindi rendere partecipi tutti a questa fraternità,
e invogliare la comunità stessa in qualche modo, direttamente o indirettamente, perché non ci può 5.000 persone accalcarsi su una famiglia, però ognuno per quello che può, gli insegnanti, il medico, i giovani, gli alpini, cioè qualsiasi ente poi all'interno di una comunità, in qualche modo farli sentire nostri fratelli. E questo credo che sia la cosa più bella. Penso che sia la cosa più bella. Concordo pienamente, non aggiungo altro perché mi sembra Bravo. che il tuo pensiero è veramente esaustivo e completo di quello che vuol dire accogliere e integrare queste persone. E non so se hai altro, Giovanni, da No, no, aggiungere. anche perché lui è già straimpegnato. La ringraziamo per questo suo intervento, la ringraziamo per la persona che è e per quello che fa per la nostra comunità bergamasca. Io lo seguo tutte le domeniche attraverso WhatsApp, che mi arrivano sempre le sue riflessioni domenicali, che sono meravigliose, semplici, dirette, molto, molto concrete nella vita di tutti i giorni. E questo suo modo di essere, di affrontare questo suo impegno è davvero una cosa bella, veramente bella. Mi fa un immenso piacere. Mi dispiace quando non sempre, soprattutto parliamo delle nostre parrocchie, no? Non tutte con forza aderiscono sempre allo stesso modo. È vero che ci sono difficoltà, per l'amor di Dio, ognuno poi lo fa in maniera diversa, però. Per quello che dicevo anche ai nostri gruppi missionari, così detto, io direi di concentrarci insieme sullo stesso obiettivo. Vuol dire abbiamo una Caritas che è forte, che ha tutte le conoscenze e i metodi anche per poter sviluppare determinati aiuti e situazioni, per evitare, appunto, come diceva lei prima, il fatto di raccogliere materiale che però magari potrebbe andare buttato oppure essere inutile. E quindi diamo, è l'unione che fa la forza, no? Sicuramente, grazie, troppo buono. Ringrazio di cuore dei complimenti, ma penso che Caritas riesce a fare tanto per merito di tanti operatori e operatrici che davvero Certo. mi permette di ringraziare tanti volontari e volontari qui e nelle vostre parrocchie, nelle nostre parrocchie che fanno davvero tanto. Quindi il merito è vostro, il direttore veramente fa poco e fa anche male quel poco che fa. Voi davvero vi dico grazie e soprattutto i volontari e gli operatori che sono quelli l'anima vera e forte di Caritas. Mi piace dirlo sempre, grazie di questa bella possibilità. Se avete altre occasioni per sentirci, ben volentieri. Chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo è stata una No, giornata piena e non si adesso vado a preoccupi. fare una visita ancora alla famiglia di sei che è arrivata oggi prima di andare a casa. Mi sembra opportuno Porti andare ancora a fare un il saluto nostro. proprio per creare quella fraternità e Certo. quell'umanità importante. Grazie ragazzi, grazie a Grazie voi e ai mille, vostri grazie del lavoro. radioascoltatori. E avanti con tanto impegno e anche con tanta fiducia e speranza, perché la pace deve davvero trionfare, non con la guerra, ma con la diplomazia, il dialogo e la preghiera. Grazie davvero di Grazie cuore a mille. tutti. Grazie, A buona voi. serata. Buona serata. Chiudo, Ciao, grazie. grazie. Giovanni, sono parole importanti perché effettivamente in questo momento così la reazione che uno potrebbe dire essere appunto quella decisa di affrontare con le armi, ma giustamente Don Roberto ha tenuto a precisare che concretamente invece bisogna farlo con la diplomazia, con cercare la pace, perché effettivamente la pace si porta soltanto se si crea altra pace, altrimenti diventa praticamente impossibile, si creano ulteriori conflitti e rispondere in maniera sbagliata, probabilmente così. Quindi è stata scelta, infatti anche lì c'era la possibilità direttamente a parte delle Nazioni Unite, cioè della NATO e comunque dei vari paesi occidentali di intervenire direttamente, si è deciso di intervenire per ora con delle azioni, diciamo, economiche che purtroppo non vanno a colpire direttamente quella persona. Che abbiamo citato il presidente russo Sì, Vladimir Putin, che ha chiaro, fatto quello, va a colpire purtroppo tante persone. Ma se non c'è un fronte effettivamente di dissenso e tutto, non si riesce a risolvere. Anche perché delle trattative per la pace ci sono, ma con richieste veramente altissime, che rischiano poi di portare il paese che è l'Ucraina, appunto, a vivere i prossimi anni come se fosse un paese quasi annesso. Così, quindi. Ecco, speriamo che si possa trovare una via innanzitutto per fermare il fuoco, per permettere ai profughi di poter raggiungere l'Europa, però soprattutto poi una via che sia diplomatica, che possa consentire a un paese libero di tornare a vivere liberamente, perché qui sta venendo una ecco, carneficina. l'altra via molto interessante è quella che sia in Ucraina che in territorio russo, la Chiesa ortodossa è molto presente, molto viva e
e in qualche modo li unisce fortemente, no? E questa sera saremo, adesso magari tu continuerai con gli avvisi, almeno per diciamo, completare anche il discorso del TG sulla settimana, anche perché siamo nella settimana La settimana che inizia la Quaresima. inizia la Quaresima, quindi molto, molto importante. E con Padre Trajan, se riusciremo a collegarci con lui, lui è un sacerdote ortodosso, condivideremo con lui anche questo aspetto. Sì, perché anche ricordiamo, qua a Bergamo ci sono sia la comunità, diciamo, cattolica ucraina che la comunità ortodossa, quindi ci Ortodossa, sta a esatto. sentire effettivamente l'altra parte, diciamo, comunque, dei nostri fratelli, sempre cristiani ortodossi, Certo, quindi assolutamente, assolutamente assolutamente. sì. Facciamo proprio con quell'immagine bellissima di fratelli tutti che abbiamo messo all'inizio, proprio un 30 secondi di pausa, poi Marco, diciamo, proseguirà con col TG. E ci risiamo, siamo qui intanto in attesa di avere appunto Padre Trajan Stetko in collegamento con noi. Vi mando direttamente, diciamo, un po' agli avvisi di questa settimana, perché come ha detto giustamente Giovanni prima, siamo ormai entrando nella Quaresima, quindi un periodo molto complesso per noi cristiani, diciamo, soprattutto perché la Quaresima, se vogliamo, è un periodo di riflessione, ma per certi versi anche di sofferenza, di privazione e quest'anno più che altri anni, gli anni scorsi purtroppo abbiamo dovuto subire un altro periodo molto difficile, un conflitto come la pandemia, ma su un conflitto effettivamente bellico che stiamo vivendo, quindi che porta tanta sofferenza a tante persone in giro per il mondo e come abbiamo sentito anche dalle parole di Don Roberto Russardi, le persone che stanno fuggendo dall'Ucraina. Per cui l'importanza della vicinanza e della preghiera è quanto mai fondamentale in questo periodo. Partiamo quindi con gli appuntamenti principali di questa settimana, gli appuntamenti che poi trovate già sugli avvisi, lo trovate sul sito www.parrocchiasb.it, sulla nostra pagina Facebook, dove potete vedere insieme anche sul profilo YouTube nostra trasmissione anche ora in diretta. Gli appuntamenti appunto tradizionali li trovate comunque sugli avvisi. Gli altri ve li diciamo appunto ora. Stasera alle 20:30 nella casa parrocchiale c'è l'azione cattolica adulti, la riunione.
mentre domani sera alle 20:30 c'è la Lezio Divina in sala Don Antonio Seghezzi. Mercoledì, giorno appunto delle ceneri, alle 16:30 c'è la liturgia delle ceneri per ragazzi, alle 20:30 c'è la Santa Messa, come alle ore 8 in chiesa parrocchiale, alle 18 la Santa Messa alle Cascine. Mentre alle 20 c'è la Santa Messa anche nella parrocchiale di San Rocco in Albenza. Ricordiamo un giorno di digiuno e astinenza, non soltanto dal cibo, dalle carni, termine più generale, come ben tutti sapete, quindi diciamo da quelle che possono essere comunque le cose carnali, le cose della terra, se vogliamo. E quanto più è importante questo giorno, come ho detto, in questa situazione, in questo periodo così complesso, per essere vicini a coloro che stanno soffrendo per una guerra veramente di pazzia, una guerra fratricida, una guerra che non ha alcun senso. Inoltre, ricordiamo poi che di portare anche i rami di ulivo vecchi alla liturgia delle ceneri, potesse, proseguiamo poi con giovedì 3. Alle 20:30 c'è un incontro per in oratorio per adolescenti, alle 20:45 qui su Radio Lemine la catechesi sui salmi, Psalam Deo, che è fatta appunto da Don Dario Mazzoleni, come ben sapete, come tutte le settimane. E inoltre inizia la comunione agli ammalati, che è giovedì e venerdì, in quanto primo giovedì e venerdì del mese. Venerdì, sempre giorno di astinenza. La Via Crucis alle ore 17 in chiesa parrocchiale, a seguire un tempo di adorazione eucaristica, la confessione fino alle 20. In seguito, l'adorazione guidata dal messaggio del Papa per la Quaresima. Inoltre, ricordiamo poi sabato la catechesi per le confessioni in oratorio per ragazzi 9:30, 15:00, 17:30 e la Santa Messa 16:30 in oratorio per le famiglie e ragazzi che svolgono il catechismo. Domenica, prima domenica e quaresima, catechesi ragazze alle 9 in oratorio e c'è l'incontro per le famiglie e i bambini del gruppo Ecco il mio figlio che amo del secondo anno. Poi le sante messe, gli orari sono i tradizionali, sono disponibili in chiesa i libretti per la preghiera delle famiglie. Invece per giugno, dal 20 al 24 ci sarà il pellegrinaggio a Fatima, potete avere informazioni e adesioni in chiesa parrocchiale entro il 20 di marzo, oltre che sul sito www.parrocchiasb.it. Ricordiamo poi per le confessioni, gli orari sono i tradizionali, il sabato dalle 9 alle 11, dalle 15:30 alle 16:30 in parrocchiale e a Longa dalle 10 alle 11:30. Inoltre sono disponibili anche in altri orari i nostri sacerdoti. Aggiungo, in merito alla questione del conflitto appunto che si sta svolgendo in Ucraina, domani sera alle ore 20:30 al Monte Linzone, al santuario della Sacra Famiglia, ci sarà un momento di preghiera, di adorazione dedicato appunto affinché si possa pregare per quello che sta succedendo, perché si possa pregare per la pace, per la risoluzione che in queste ore si sta cercando di trovare di questo terribile conflitto che sta riportando in Europa dopo oltre 70 anni la guerra, quindi. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa di come si bisognasse evitare quello che è successo in passato, eppure a causa della pazzia di alcune persone sta ritornando, perché utilizzare questi termini per non utilizzare altri peggiori effettivamente, perché è difficile giudicare e commentare quello che sta accadendo e le scelte di alcune persone. Però oltre a quelle alle 20:30, alle 21 poi ci sarà la Santa Messa appunto al santuario, per cui siete invitati, per chi volesse, c'è la possibilità di raggiungere Monte Linzone, il santuario della Sacra Famiglia, dove appunto svolgere questo momento di preghiera e la Santa Messa, proprio funzione di quello che ricordiamo, la situazione, la richiesta, la volontà di poter trovare una pace finalmente a questo conflitto che purtroppo va avanti in realtà, no, adesso è scoppiato, stiamo subendo conseguenze e tutto, stiamo vedendo anche noi occidentali, ma è scoppiato ormai 7-8 anni fa con l'invasione innanzitutto alla Crimea e poi la parte, diciamo, della regione del Donbass che è stata comunque coinvolta, quindi è un conflitto che va avanti da parecchio tempo. Noi ci auguriamo innanzitutto che si arrivi al più presto a un cessate il fuoco, a una situazione che possa permettere a tutti i profughi, a tutte le persone di poter fare
fuggire da questo territorio in attesa di, come diceva prima Don Roberto, trovare una soluzione, perché molte di queste persone non vogliono lasciare il loro paese, innanzitutto perché vogliono difendersi, ma innanzitutto perché sono molto legate e non vogliono, giustamente, perché non vogliono lasciare la loro casa, i loro beni, ma lasciare le loro famiglie, le persone che non possono andarsene da lì, che per varie motivazioni sono rimaste, non vogliono lasciare, di conseguenza devono avere l'opportunità di poter tornare in pace, per tornare tranquillamente a vivere quella che è la loro vita. Quindi noi ci auguriamo possa avere questo, anche perché mi viene da aggiungere purtroppo che se si dovesse proseguire, soprattutto se la via della bellica dovesse proseguire, non soltanto chi sta commettendo questi crimini ha le mani insanguinate ora, ma rischierebbe di avere mani sporche di sangue anche qualcun altro, e noi ci auguriamo questo perché colpirebbe anche altre persone. Io direi di chiudere qui, mi dicono che purtroppo non, in questo momento non si riesce ad avere il collegamento, per cui lascio adesso un attimo spazio a un breve stacco e dopo nel caso ci risentiamo. Eccoci, sì. Giovanni, purtroppo con Padre Treno non riusciamo, esatto, a collegarci. Anche perché, allora, lui in questo momento è giù a Trezzo sull'Adda. Trezzo sull'Adda, dove c'è la chiesa ortodossa, la sua parrocchia, e dice che lì non prende bene il segnale, quindi gli è difficile collegarsi. Adesso sono fuori a fare un po' di chiacchiere con i miei parrocchiani. È stata una bellissima sorpresa vedere quanti italiani si sono mossi per questi poveri, e qualcuno dei miei, lo devo proprio dire, si è commosso, perché stando alla propria esperienza non si aspettavano così tanta fiducia e tanti aiuti da parte degli italiani. Probabilmente parlava anche lì di Trezzo, della zona. Ci aspetta, noi giovedì dobbiamo andare, ok. Sì, loro mandano giovedì un camion con 24 tonnellate di materiale. Perciò ti prego di scusarmi, la prossima volta racconterò tutto, promesso. Lui ci invita giù anche per vedere la sua chiesa, la sua parrocchia. Magari andremo un giorno con Marco, potremo filmare, sì, qualcosa là per poi rimandarlo in onda. Quindi, ecco, era per... diciamo, aggiornare un attimo la situazione. Sì, magari lo potremmo fare anche in questo periodo, perché credo che questa situazione non si risolverà in pochi giorni. No, anche se si dovesse risolvere, purtroppo i danni che sono stati fatti sinora, sì, cioè la necessità, l'aiuto ci vorrà per mesi minimo, quindi anche noi ci auguriamo si possa risolvere almeno il conflitto a fuoco, diciamo l'ambito bellico, però sì, i danni purtroppo sono stati fatti, quello che è stato lasciato, le ferite non sarà facile rimarginarle a breve, quindi... Io spero che l'impulso, il desiderio, anche Don Roberto, come ha così ci ha stimolato, no? In questa avventura che secondo me è davvero importante e bella, perché solo attraverso l'esperienza e il contatto concreto, vicino alle situazioni difficili, si capisce la sofferenza delle persone. Quindi mi auguro che la nostra parrocchia, noi in qualche modo troviamo una soluzione per accogliere almeno una famiglia, no? Sarebbe una cosa davvero, davvero molto bella. Il fatto di tenerci uniti, ma anche solo il fatto di avere a disposizione anche una radio dove poterli incontrare, no? Raccontare un po' la loro vita, la loro storia, perché noi tante volte vediamo gli ucraini, le vediamo le tante signore che in qualche modo accompagnano i nostri anziani, ed è un grande servizio, un servizio molto, molto, molto difficile, faticoso e di grande sacrificio. Sicuramente, certamente. Dobbiamo apprezzare questo,
questa loro umiltà, questo loro modo di essere e in qualche modo essergli vicino, ecco, in questa situazione. Speriamo È nasca anche l'unica cresce qualche cosa. cosa che possiamo fare adesso, perché la vicinanza è soprattutto quello che, infatti, poi non abbiamo avuto modo di chiedere a Don Roberto, perché me lo chiederemo magari altri ospiti che verranno a noi prossimamente, è come casualmente questa situazione di difficoltà ci abbia paradossalmente uniti. Dopo aver passato 2 anni di solitudine, di lontananza, di alienazione, abbiamo detto tante volte, fra di noi tutto questo conflitto ci abbia uniti, quindi come è paradossale come la guerra ci abbia uniti per aiutare queste persone, e speriamo possa unirsi veramente per, anche all'interno della parrocchia Io stessa, per aiutarci. mi sono ricordato di questa cosa, che adesso arrivo, arrivo, così magari chiudiamo con questo. Lo leggevo proprio ieri sera, no? Nel libro dell'imitazione di Cristo, che io apprezzo tantissimo, che dovete sapere che Papa Giovanni era, per lui era una seconda Bibbia, no? Già da quando era piccolo questo libro lui l'ha letto tantissime volte. C'è un punto sulla pace dove dice: ci sono alcuni che stanno essi nella pace e mantengono pace anche con gli altri. Ci sono invece alcuni che non stanno in pace con essi, ne lasciano pace agli altri. Pesanti con il prossimo, ancor più con se stessi. Ci sono poi alcuni che stanno essi nella pace e si preoccupano di condurre alla pace gli altri. La verità è che la vera pace in questa nostra misera vita la dobbiamo far consistere nel saper sopportare con umiltà piuttosto che nel non avere contrarietà. Colui che saprà meglio sopportare conseguirà una pace più grande, vittorioso su se stesso e padrone del mondo. Questi è l'amico di Cristo e l'erede del cielo. È bellissimo, eh? È bellissimo questo pezzo. Va bene. Noi speriamo che con questo augurio, appunto, possiamo giungere poi la prossima volta a dare qualche notizia migliore di quella che è venuta stasera, però abbiamo voluto fare chiarezza, per cui speriamo si possa risolvere al più presto la situazione. Io vi ringrazio, ringrazio Giovanni per essere Grazie qui Marco, stasera, sempre presente. e noi ci vediamo fra 2 settimane, settimana prossima, vabbè, se ci Don Giulivo, adesso vediamo anche poi con la programmazione, se no ci vediamo sicuramente fra 2 settimane con Radio Le Mie Notizie. Grazie, grazie Riccardo, regia. E quindi saluto, un caloroso saluto a tutti e una buona settimana a tutti.